Vedete che la fede cristiana è una fede certa, fondata sulla parola di Dio, confermata dal Signore in tante forme, in tanti modi. Il famoso scienziato Alessandro Volta, che è stato un cattolico fervente, diceva questo: ho sempre tenuto e tengo per unica, vera ed infallibile questa santa religione cattolica, ringraziando senza fine il buon Dio di avermi infusa una tale fede, in cui propongo fermamente di voler vivere e morire con la viva speranza di conseguire la vita eterna. La riconosco così per un dono di Dio, per una fede soprannaturale. Non ho però tralasciato i mezzi anche umani di sempre più confermarmi in essa e sgombrare qualunque dubbio potesse sorgermi e tentarmi, studiandola attentamente nei suoi fondamenti, rintracciando con la lettura di molti libri, così apologetici che contrari, le ragioni pro e contro, onde emergono gli argomenti più validi che la rendono anche alla ragione naturale credibilissima, e tale che ogni animo ben fatto non può non abbracciarla ed amarla. Possa questa protesta, ecco, ostensibile a chiunque, perché io non mi vergogno del Vangelo, possa produrre qualche buon frutto. Vedete, cari fratelli, il Signore ci dà tante indicazioni, tanti segni per credere. Nel Vangelo, capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, si dice questo: Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Vedete, cari fratelli, il motivo della nostra fede non consiste nel fatto che le verità rivelate appaiano come vere e intellegibili alla luce della nostra ragione naturale, cioè noi non possiamo dimostrare con un ragionamento semplicemente razionale le verità che il Signore ci ha offerto nel Vangelo e attraverso la sua Chiesa. Noi crediamo per l'autorità di Dio stesso che le rivela, il quale non può né ingannarsi né ingannare. Tuttavia, perché la nostra sottomissione nella fede a Dio fosse conforme alla ragione, Dio ha voluto che agli interiori aiuti dello Spirito Santo si accompagnassero anche prove esteriori della sua rivelazione. Così i miracoli di Cristo e dei santi, le profezie, la diffusione e la santità della Chiesa, la sua fecondità e la sua stabilità sono segni certissimi della divina rivelazione, adatti ad ogni intelligenza. Sono motivi che ci spingono a credere, i quali mostrano che l'assenso della fede non è affatto un cieco moto dello spirito. L'assenso che noi diamo, ecco, con la fede al Signore, ecco, è guidato dalla verità. Dio stesso, che è verità, ci porta a credere in Lui. Il Signore ci ha dato tanti segni per credere. Vedete, noi soprattutto, noi italiani, quanti segni abbiamo avuto, quante vite di santi straordinarie, San Francesco, Sant'Antonio di Padova, San Francesco di Paola, la stessa Santa Caterina di oggi, la santa, ecco, di cui oggi, ecco, la Chiesa ci fa fare memoria, sono, ecco, sono segni potenti che ci chiamano a credere, la vita di Padre Pio. Poi tanti miracoli che si sono verificati in Italia, cari fratelli, miracoli straordinari come il miracolo di Lanciano, miracolo che tuttora è in corso, miracolo di Siena, poi tanti altri miracoli, cari fratelli. I miracoli non sono soltanto di guarigione, quindi tutti questi che vogliono appunto dire delle cose riguardo alle guarigioni si rendano conto che ci sono miracoli anche di altro genere, che non riguardano le guarigioni, come miracoli eucaristici, come i miracoli che si sono verificati proprio nella creazione,
come per esempio il grande miracolo di Tumaco, nel quale, pensate, nell'anno 1906, dopo un terribile terremoto, no? Pensate a questi terremoti terribili che si verificano, ecco, nel mondo, dopo un terribile terremoto, ecco, si preparò lo tsunami e questa piccola isoletta del Pacifico sarebbe stata distrutta dallo tsunami. E allora tutti gli abitanti corsero in chiesa a chiedere aiuto al Signore e al parroco, e il parroco organizzò immediatamente una processione eucaristica. E proprio mentre arrivava lo tsunami, il parroco arrivò sulla spiaggia con il Santissimo Sacramento, fece la benedizione con l'ostensorio e l'acqua si fermò, lo tsunami si fermò. Cari fratelli, ci sono tante di quelle documentazioni. La potenza di Dio, cari fratelli, è straordinaria, e quelli che vogliono conoscerla la possono conoscere, perché la Chiesa, di questi segni che si sono verificati nel corso della storia, dei miracoli straordinari, ci ha lasciato tante testimonianze. Anche, vedete, la resurrezione di Cristo è arrivata a noi attraverso tante testimonianze. Le testimonianze della Maddalena, di tutti gli apostoli, di tanti altri discepoli che hanno visto Gesù, hanno toccato Gesù risorto, hanno parlato con Lui, hanno mangiato con Lui, hanno visto le opere potenti che Lui faceva anche dopo la sua risurrezione. Vedete, cari fratelli, una volta, racconta San Paolo, che Gesù risorto apparve a circa 500 fratelli, 500 discepoli che erano riuniti insieme. Vedete, cari fratelli, il Signore è veramente risorto, i miracoli di Dio si verificano veramente. E guardate che negli ultimi anni una scienziata canadese, ecco, che si è trovata di fronte a un miracolo e che lo ha difeso di fronte alla Chiesa, perché questo miracolo, ecco, non era riconosciuto dalla Chiesa, però questa scienziata lo ha provato, ha messo appunto tutti i documenti relativi a questo miracolo e lo ha fatto riconoscere miracolo straordinario. Ma poi questa scienziata ha voluto approfondire l'argomento dei miracoli e ha scritto due libri sui miracoli, raccogliendo documentazioni di circa 1400 miracoli che si sono verificati negli ultimi secoli e sono stati approvati dalla Chiesa, cari fratelli. Miracoli, vedete, che la Chiesa certamente richiede ogni volta che c'è una canonizzazione, ogni volta che viene dichiarato un beato, un santo. Miracoli che sono stati approvati in certo modo anche da scienziati, da famosi medici. Vedete, cari fratelli, il Signore ci mette davanti questi segni, approvati anche da persone competenti in materia scientifica. Perché? Proprio perché ci vuole portare a credere. I nostri tempi, cari fratelli, sono tempi di grande incredulità. Vedete che l'uomo, fin dall'antichità, normalmente ha sempre elevato il cuore alla preghiera. Invece in questi tempi c'è tanta incredulità. La gente in tanti casi non conosce questi segni che Dio ha compiuto, però vuole pontificare, vuole parlare, vuole insegnare su queste cose. Io sono stato nei giorni scorsi a Siracusa, proprio perché dovevo andare, sono andato anche al miracolo di Siracusa, vedere questo grande miracolo, non so se l'avete mai sentito. Pensate che negli anni, diciamo, 40 del secolo scorso, una Madonnina, cioè una immagine della Madonna di gesso, ha cominciato a lacrimare. Io vorrei vedere quale di questi scienziati dei nostri tempi sa far lacrimare una Madonnina, ovviamente senza metterci tubicini e cose del genere. Eppure
quella Madonnina ha pianto tante tante volte e le persone lì l'hanno visto, pensate, alcuni hanno toccato quelle lacrime, hanno anche assaggiate, per dire, vedete, la potenza di Dio, cari fratelli, la grande potenza di Dio. I miracoli, vedete, che ci chiamano a questa fede, ci chiamano a credere, ad adorare il Signore. Negli anni 90 in Italia, se voi ricordate, ci fu un fenomeno particolare. Una Madonnina, Civitavecchia, che piangeva lacrime di sangue, una statuetta della Madonna, e pianse anche nelle mani del Vescovo, che prima non credeva e da quel momento divenne appunto credente di questo fenomeno, riguardo a questo fenomeno. In quel periodo, ecco, quando arrivò la notizia di questo fatto nella redazione del Corriere della Sera, l'allora direttore del Corriere della Sera, Paolo Mieli, sapete che cosa disse ad una persona che gli aveva riportato questa notizia, cioè della Madonna che piangeva queste lacrime di sangue, di questa immagine? Disse: io sono ateo, vengo da una famiglia ebrea, quindi non me ne dovrebbe importare nulla di una statuetta della Madonna, ma se questa notizia è vera, se davvero quella statuetta ha lacrimato, vuol dire che è accaduto un miracolo, vuol dire che Dio esiste. È la notizia più importante che ogni uomo vorrebbe sapere, anche quelli che fanno finta di non interessarsi alla religione. È proprio questa, che Dio esiste, perché se Dio esiste per noi cambia tutto il nostro destino. Questo giornalista probabilmente non conosceva tutti i miracoli che il Signore ha fatto nel corso della storia della Chiesa. Questi miracoli ci chiamano a credere in Lui, e voi oggi siete venuti qui proprio con questa fede, non per celebrare così un rito, non per un'abitudine, perché la Chiesa non ci fa vivere di abitudini, ci fa vivere di fede. E vi invito perciò a vivere, ecco, prosieguo di questa Eucaristia, con grande fede, perché il Signore possa fare cose meravigliose ciascuno di noi e anche nei nostri fratelli che attendono le nostre preghiere. E concludiamo chiedendo che la Madonna interceda dal cielo per noi e in particolare per il nostro fratello Francesco. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.